Eccoci, tifosi rossoblù, qui Lollo. Poi dopo vi lascerà il suo commento sulla partita rende potenza terminata sul risultato di 2-0 per noi. Potenza. È stata una vittoria fondamentale, importantissima, che ci permette il rilancio in questo campionato. È arrivata dopo che il Potenza ha vinto solo in 2 occasioni a Rende. Nel 2004, 2005, nel 2006-2007, dove nel 2006-2007 aveva segnato proprio Dettori, che ancora oggi è in maglia rossoblu, nei tempi della C2. Poi passiamo alla partita di oggi, però, che è la cosa più importante, dove il Potenza è riuscito a imporsi sin dall'inizio con un nuovo schema di gioco 4-3-3, con la novità di Genghi esterno sinistro e Sales terzino sinistro. Però su quella fascia avevamo molta fisicità e ha funzionato questa cosa. Come occasioni partiamo dalla punizione di Dettori, pericolosa, con una deviazione e la palla che ha sferrato il secondo palo, difeso dal portiere del Rende. Poi, sempre con una punizione, Potenza si è fatto pericoloso con Emerson che ha preso la traversa dove il portiere non poteva mai arrivarci in caso la palla era diretta verso la porta. Il portiere non poteva mai arrivarci, Potenza si è fatto subito pericoloso in queste due circostanze, con la punizione di Dettore e con la punizione di Emerson. Ma subito dopo queste due occasioni Potenza ha segnato con il bomber. Bomber di Dio, Carlos Franza che mette sotto al 7, sotto l'incrocio, la palla e sigla l'1-0 per noi. Poi, subito dopo 3 minuti, sempre Carlos Franza, su un'azione diciamo confusa, al volo, col suo piede debole destro, la mette all'angolino dove il portiere non poteva arrivarci, 2-0 per noi. Poi abbiamo il Rende che prova a conquistare un calcio di rigore, ma appunto il giocatore del Rende viene ammonito per simulazione, l'arbitro in questa circostanza è stato davvero, davvero bravo. E poi infine una cosa da sottolineare è stato l'atteggiamento, proprio il carattere del Potenza, che fino al 45esimo, vediamo proprio al 44esimo precisamente, minuto, pressava, pressava, pressava. La squadra non si era mai stancata di attaccare il Rende nella sua metà campo. Adesso lascio la parola a Paul che vi parlerà del secondo tempo. Forza Potenza. Lollo mi ha passato la parola, lui vi ha fatto il commento del primo tempo, io vi parlo del secondo tempo della partita Rende Potenza. Allora, secondo me è stata una bellissima partita, il Potenza ha cacciato per la prima volta il carattere, la grinta, quella del leone, dei 11 leoni in campo che noi chiediamo sempre ai giocatori. Allora, ora vi farò un'analisi del secondo tempo come Lollo vi ha fatto il primo tempo. Nel secondo tempo diciamo che è stato un tempo di controllo, giusto come giusto che sia, dato che il Potenza voleva fortemente la prima vittoria dopo un bellissimo primo tempo, come vi ha raccontato Lollo. È tempo di contenimento dove dobbiamo elogiare le grandi doti di Raffaele Iomi che ha fatto due bellissime parate, una su Negro e una sul terzino del Rende che stavano per segnare tutti e due. La prima sotto l'incrocio, bellissima parata, e la seconda un colpo di reni che ha tolto la palla sotto la traversa. Per il resto il Potenza ha avuto l'unica occasione con Piccini che ha fatto una bellissima partita, diciamo che in questo 4-3-3 si trova molto a suo agio e che dire, sono soddisfatto di questa partita. Il mio commento personale è che auspico ad altre partite così, certo mancavano anche Strambelli ed altri, quindi aspettiamoci di fare sempre bene e ovviamente sempre forza Potenza.